ragazzi, è il mio ultimo giorno a Los Angeles. Fra 4 ore circa devo prendere l'aereo, ma sono già stato sbattuto fuori dal mio residence, giustamente perché alle 11 c'era il check out. Io me l'ero anche dimenticato, stavo in mutande al computer, mi ero appena svegliato e mi hanno aperto giustamente e mi hanno detto: ragazzo, devi darmi le chiavi. E io ho fatto: ah, è vero. Ho preparato tutti i miei pacchi e me ne sono uscito. Oggi rispondo alle vostre domande, ma prima devo andare in aeroporto. Tra l'altro stanotte pensavo di aver caricato tutto, invece non avevo messo la spina, quindi non ho caricato niente. E come se non bastasse, ho anche pubblicato il video in un formato stranissimo, non so per quale motivo, quindi l'ho appena ricaricato, non mi andrà in tendenza. Per il mio cola pranzo vado da Chipotle. Era buono. Il treno per l'aeroporto costava 11 dollari, quindi ho preso un Uber che mi costa 14 dollari, ma ci metto un quarto del tempo. A Spanish, I know. Thank you very much. Sono arrivato all'aeroporto. Controlli attraversati. Ormai sto diventando un esperto. Fortunatamente in aeroporto ci stanno le prese e dato che sono un'oretta in anticipo, carico tutto. Chernobyl, pam, è attiva. È ora di andare. Tra l'altro un ragazzo ha visto che stavo leggendo i commenti del mio video e ha visto che c'era la mia faccia nel mio video e ha visto che il video aveva tante visualizzazioni e mi ha chiesto: ah, sei uno youtuber? Così gli ho raccontato la mia vita e lui mi ha raccontato la sua vita. Ed è pieno di persone qua che ti raccontano la propria vita a caso. In questi giorni ho chiacchierato un sacco con gente a caso e non ho ripreso praticamente nessuna di queste chiacchierate. Aspetto il bagaglio. Non penso di aver sbagliato. È l'unico posto dove posso aspettare il bagaglio. Ero nel posto sbagliato, però cacchio. Comunque all'aeroporto di San Francisco è molto arrivato mio Uber. Ragazzi, non ci credo. Sono in mezzo ai grattacieli, sono a downtown. Questo è il posto dove sto. Tourists, other students, but we, yeah, we have a lot of Kaplan's, yeah. Quanto è vintage questo posto? E quanto sono unto io? Qua sono da solo, è un hotel. Ero così abituato ad andare in appartamenti con altra gente e è stata una sorpresa entrare e vedere che c'era una stanza tutta per me. È una camera d'hotel. Al secondo piano c'è la cucina. Già lo so che non me ne vorrò mai andare da qua. Pure la Nutella, guardate che mi hanno fatto trovare. Welcome Marcello. It's a simple room in an older building, but I think you will find it very convenient. Perché la parte figa di questo posto penso che sia la posizione. Qua stan fra fa decisamente più freddo e guardate che mi hanno fatto trovare in stanza. La felpa di Kaplan. Grazie. Domani vi faccio il tour completo. Sono in uno stato pietoso, ma voglio rispondere a queste domande e voglio farlo finché c'è luce. Quindi prima rispondo alle domande e poi mi faccio la doccia. Sono al secondo piano, in una sorta di spazio comune. Di là c'è la cucina, le lavanderie. Una domanda, Marcello: in che momento della giornata monti i video? Quanto ci impieghi? Perché sono molto belli e curati, grande e continua così. L'idea iniziale quando sono arrivato a San Diego era quella di montare i video la sera, subito dopo aver fatto le cose durante la giornata. Quindi mi sveglio la mattina, faccio tutte le cose, arrivo la sera a casa e monto il video che ho fatto durante il giorno. Il problema è che la sera sono super stanco, quindi di solito non ci riesco e lo finisco il giorno dopo. Solo che non riesco sempre a stare lì dietro e quindi ogni tanto devo skippare un giorno o fare qualcosa in modo da avere più tempo per montare. E durante la settimana a Los Angeles ho avuto molto meno tempo per montare, infatti montavo la notte e quindi dormivo di meno, ed è anche per questo che mi avete visto un po' più provato all'inizio, dopo un po' ingranato. In cosa consistono i tuoi compiti per casa? All'inizio con Tommy a San Diego fare delle paginette, fare degli ascolti, poi Tommy come compiti per casa ci diceva di parlare con gli americani, mentre i compiti per casa a Los Angeles erano un pochino diversi perché ce li faceva fare su internet, su K+ Tool. In pratica con Kaplan ti danno anche l'accesso al sito internet di Kaplan, dove c'hai tu il tuo account, fai compiti su internet sul sito e si chiama K+ Tool. Perché compri vestiti usati, non fai prima a comprarli tipo da H&M? Sì, ma H&M ci sta anche in Italia, mentre i vestiti usati sono veri vestiti americani. Ma che cos'è Uber? È molto semplice, per quei pochi che non lo sanno, Uber è semplicemente un'app di car sharing. Quindi io ho una macchina, mi registro su Uber e dico: sono un autista, una persona ha bisogno di un passaggio? Si registra su Uber e dice: ho bisogno di un passaggio, e io gli do un passaggio e lui mi paga. In Italia funziona in maniera un po' diversa perché c'è solo Uber Black, la stessa cosa, ma lo possono fare solamente le persone che già lavorano nel campo del noleggio con conducente. Scusa, ma non fai prima a scaricarti un'app che tenga conto delle spese che fai piuttosto che scriverle sull'agenda? Io mi sono scaricato Money Lover illo tempore, però non lo trovo funzionale. Preferisco fare come la vecchia scuola e segnarmi le cose sull'agenda. È un momento di pentimento, no? Penso: questo è giusto, cosa ho sbagliato. Se segna tutto sull'app, lei fa tutto da sola e io mi dimentico di spendere soldi. Dai, l'impressione è che a San Diego fossi molto più felice. In realtà è che a Los Angeles avevo molte più cose da fare e inoltre ci ho messo anche di più ad ambientarmi. Insomma,
i primi giorni specialmente ero un po' provato a Los Angeles. In realtà gli ultimi 2-3 sono andati molto molto lisci e tranquilli. Anzi, l'ultimo giorno in particolare è stato fantastico. Infatti mi dispiace di non aver potuto passare un'altra settimana là, perché sarebbe stata perfetta, perché ero riuscito ad ambientarmi e tutto il resto. Marcello, scusa se te lo dico, stai mangiando veramente male. Come fa il tuo organismo a reggere tutte quelle schifezze? In realtà, ragazzi, nei video sembra peggio di quanto sia in realtà. Il burrito alla fine non è peggio della pasta. Se guardate analiticamente cos'è la pasta, sono carboidrati su carboidrati su carboidrati. Il burrito almeno c'ha anche la carne, non ci sono salse schifose, c'è il guacamole, ma il guacamole è principalmente avocado. Quindi in sé l'avocado è riso, fagioli, piadina e carne. Potrei dire anche che è abbastanza sana. Mangiare troppo burrito non fa più male che mangiare troppa pasta. Sicuramente non sto mangiando come a casa mia, che mangio solo petto di pollo. Però ragazzi, io qua in America ci sto una volta e poi non so quando torno, quindi un po' cerco di godermela. Il mangiare fa parte del viaggiare. Vedo che non devo stare qua per un anno, me ne godo le cose schifose. Ma non ti scoccia andare a registrare tutto o gran parte di quello che vedi? So che è una tua passione, ma riesci a goderti tutto lo stesso? In realtà la mia impressione è che io mi goda molte più cose, perché a me piace riprendere. Sapere che devo riprendere mi costringe a cercare il bello in tutto quello che vedo, a cercare le cose fiche. Ti manca l'Italia? Vorresti mai trasferirti in California o da qualche altra parte negli Stati Uniti? Stranamente, un po' mi manca l'Italia. Cioè, è troppo presto per farmi mancare l'Italia. Vorrei trasferirmi qua solo se c'è un lavoro, un progetto o qualcosa di figo da fare qua. Non perché qua è figo. Non è prima mi trasferisco qua e poi trovo lavoro. Come stai gestendo la solitudine in una città così grande? A parte che io di base sto molto bene da solo. E in ogni caso non sono mai stato da solo fino ad adesso. Se stavo a scuola stavo con i compagni, se stavo a casa stavo con i coinquilini, non stavo mai da solo. Mi piacciono i tuoi compagni coreani. Allora, il motivo per cui ho fatto amicizia con tutti quanti coreani è perché si prendono super bene quando gli dici che fai video su YouTube. Ma non solo coreani, anche i giapponesi e i cinesi impazziscono. Cosa ne pensi dell'uragano che c'è in America? Ragazzi, l'uragano era in Florida, non in California. Perché 1000 persone mi avete scritto se stavo bene. Le domande erano queste. Spero di non aver sbiascicato troppo. Comunque ragazzi, c'è ancora gente che mi chiede come ho fatto a organizzare questo corso. Io in realtà non ho organizzato niente. Comunque organizzare il corso è semplice. Basta contattare un consulente dal sito o dal numero verde. E poi lui ti aiuta a scegliere il corso giusto, eccetera, eccetera, eccetera. Ho fatto la doccia e in questa doccia ho realizzato che questa è l'ultima settimana. Ragazzi, è 1:30 e fino adesso ho solamente montato e fatto scartoffie. Devo trovare una maniera più veloce di sbrigare le mie scartoffie. Comunque, commentate con quello che ne pensate e iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video, che saranno fantastici. Perché l'ho detto io. Ciao!